abbiamo respirato Chiesa. Io credo che anche questa sera abbiamo respirato Chiesa, anche se non c'è Chiesa, perché è uno spazio bellissimo ma non è la Chiesa. Io credo che sia questo il senso di questa serata magnifica, che si deve all'impegno di tutti, l'impegno in primo luogo di Padre Calogero, la comunità di San Vincenzo, ma anche l'impegno di tanti sponsor, del mondo bancario, l'impegno dei cittadini che hanno consentito in qualche modo di creare un circuito virtuoso che produrrà effetti intanto a chi ha partecipato a questa serata, che non credo dimenticheremo facilmente, e poi un contributo a chi opera in Eritrea piuttosto che in Colombia, piuttosto che in altre parti del mondo, e si occupa del suo prossimo senza chiedere al prossimo che ha bisogno, a chi appartiene, ma chiedendogli soltanto di cosa hai bisogno. Il messaggio è molto semplice: se tutti insieme facciamo poco, il nostro prossimo riceverà molto. Parte dall'iniziativa di varie parrocchie, stupenda realtà che ha coinvolto centinaia di giovani. Io ho visto ieri le prove generali, una cosa stupenda. È rimasto io stesso sbalordito, perché da quello che poteva sembrare un'improvvisazione, un'iniziativa così senza nessuna esperienza, è diventata invece una altamente professionale rappresentazione di spiritualità, di fede, di forza, di simpatia e di bellezza.